Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Jurassic World Evolution 2! Come state ragazzi? Tutto bene? Vi siamo mancati? Che stavamo facendo? Ah sì, stavamo costruendo il parco dei dinosauri, ovvero il nostro personale Jurassic World. Direi che siamo a buon punto, spero, cioè quindi dovremo vedere a breve dei dinosauri. Ah, intanto qui stiamo ancora costruendo strade. E finché ci daranno da costruire strade, costruiamo strade. Non lo so, cioè ci diranno, magari da un momento all'altro ci diranno: bene, il vostro parco è perfetto così, potete iniziare ad ospitare dei dinosauri. Non lo so. Non lo so come funziona questo gioco, ragazzi. Sinceramente sono cioè, stiamo imparando mano a mano. Però ci sono ancora tante cose che non sappiamo, tante cose da scoprire sicuramente. E io sinceramente spero che col tempo vada a diventare sempre più dinamico e interessante. Fondamentalmente è interessante il gioco. Sì, sì, è interessante, però diciamo che un pochino monotono, monotono, Alex, monotono. Vabbè, quello. Io sinceramente pure spero di vedere presto dei dinosauri. Sì, perché comunque la volta scorsa abbiamo passato tutto il tempo a costruire, a organizzare, a posizionare le robe, tipo come stiamo facendo ora. Cioè questo qui adesso lo mettiamo. Ma io penso che un posto vale l'altro, non lo so. Beh, lo mettiamo qua, dai. E niente, quindi sì, anche a me sta sembrando molto monotono, però ovviamente non sarà sempre così, altrimenti non si chiamerebbe Jurassic World sto gioco. Si chiamerà posiziona gli oggetti, crea il tuo parco, crea la... ma non lo chiamate Jurassic World, cioè... Quindi tranquilli ragazzi, i dinosauri arriveranno, non vedo l'ora, ci sarà da divertirsi. E tra l'altro io ho visto anche delle immagini molto molto fighe di questo gioco, molto belle, molto interessanti. I dinosauri sono fatti tutti molto molto bene. E devo dire che da quello che ho visto, ora non vorrei farmi troppe illusioni, dato che non ci ho mai giocato, quindi so veramente poco di questo gioco. Mi sono anche informato non così tanto, devo dire. Però quelle poche cose che ho visto, quei pochi dinosauri che ho visto, quelle poche scene che mi sono trovato davanti, le ho trovate molto molto interessanti. E alcuni dinosauri li ho visti molto più belli e cioè li ho visti fatti molto molto meglio rispetto a quelli dei film. Ma davvero, Vastatore? Assolutamente sì, Arex. Ti faccio un esempio. Ho visto la riproduzione, cioè la rappresentazione di un Giganotosaurus scientificamente molto più accurata rispetto al Giganotosaurus che si vede in Jurassic World il Dominio. No, davvero? Ma perché io non l'ho vista questa immagine? Sì, allora, è un Giganotosaurus, cioè viene rappresentato esattamente come... come viene descritto dai paleontologi. Ed è stato realizzato proprio seguendo le scoperte scientifiche, cioè per filo per segno le scoperte scientifiche, tenendo conto del suo scheletro, di ciò che sappiamo dell'animale, eccetera, eccetera. Com'era nella preistoria, intendo. Mentre quello di Jurassic World, il Dominio, in realtà non è un Giganotosaurus scientificamente accurato. Non così tanto, almeno. È sicuramente un bel dinosauro, cioè è fatto bene. Su questo non si può dire niente, cioè il Giganotosaurus di Jurassic World è fatto davvero molto bene. Soprattutto quando viene rappresentato con l'animatronics. Che è veramente spettacolare, fatto veramente divinamente, super dettagliato, veramente ben fatto. Una delle cose migliori sicuramente di quella
cavolata di film. È sicuramente il concept del Giganotosaurus è il modo in cui è stato realizzato, che però non è scientificamente accurato. Infatti, piccola curiosità, ragazzi, l'Indominus Rex è molto più simile a quello che doveva essere il Giganotosaurus scientificamente accurato. No! Ma veramente, bastatore! Già, la conformazione del cranio dell'Indominus Rex è molto più simile a quella del Giganotosaurus. Molto più simile rispetto a quello del Giganotosaurus effettivo di Jurassic World del Dominio. Hanno fatto un po' un casino, ragazzi, con i concept dei dinosauri nella saga di Jurassic World, ma anche quella di Jurassic Park. Hanno fatto sempre un po' dei macelli. Cioè, guardate i Velociraptor. I Velociraptor di Jurassic Park, cioè, non dovrebbero essere proprio dei Velociraptor, dovrebbero essere dei Deinonychus. Solo che per comodità li hanno chiamati Velociraptor perché hanno un nome più accattivante, hanno un nome più memorabile. E quindi Velociraptor perché Velociraptor è più facile da ricordare. Deinonychus è anche più complicato non solo da ricordare ma anche da pronunciare. Quindi l'hanno chiamato Velociraptor. E a questo punto vi starete chiedendo: perché allora non rappresentare dei Velociraptor effettivi? Dato che il nome Velociraptor mi piace di più, a sto punto li rappresenti così come sono i Velociraptor, no? Dei polli col muso da lucertola. E infatti, perché non l'hanno fatto? Perché non erano abbastanza minacciosi, Arex. Avevano bisogno di dinosauri minacciosi, pericolosi. Secondo me non erano poi così tanto una minaccia i veri Velociraptor. Cioè, non dovevano essere così tanto una minaccia i Velociraptor per gli umani. Anche se, secondo me, potevano dare del filo da torcere. Ma non erano così tanto mostruosi come i Deinonychus. Quindi, che hanno fatto a Jurassic Park? Con Jurassic Park rappresentiamo i Deinonychus, ma chiamandoli Velociraptor. Hanno unito le due cose che più comode, ecco. Senza contare che dovevano avere le piume. Sì, vabbè, ma questo è un altro discorso, Alex. Quando hanno realizzato Jurassic Park, ovviamente non lo sapevano che i dinosauri, che molti teropodi avessero le piume. Quindi ci sta. Hanno fatto quello che potevano, servendosi delle conoscenze dell'epoca, così come hanno fatto con lo Spinosaurus. Anche lo Spinosaurus di Jurassic Park 3 non è scientificamente accurato, però era così che veniva immaginato in quel periodo. E stando alle informazioni che si avevano, si può dire che abbiano fatto un ottimo lavoro con lo Spinosaurus. Col Giganotosaurus però non avevano scuse. Perché non avevano scuse? Non avevano scuse perché quando è stato realizzato il Giganotosaurus per Jurassic World 3, si sapeva già abbastanza del dinosauro. Sapevano che conformazione avesse, sapevano com'era realmente, o almeno come il dinosauro teoricamente doveva essere. Cioè, appunto, l'avevano realizzato. Cioè, l'avevano già realizzato anche per Jurassic World Evolution. E infatti il concept di Jurassic World Evolution è molto molto più accurato. Cioè, loro lo sapevano che era fatto in quel modo il Giganotosaurus. Ma nonostante questo hanno deciso di ignorare totalmente le basi scientifiche e realizzare il solito dinosauro molto più mostruoso, molto più aggressivo, semplicemente perché dovevano fare il cattivone di turno. Che tra l'altro, ragazzi, quando Alan Grant dice il Giganotosaurus, il più grande carnivoro terrestre mai esistito, ma che cavolo dici? Alan, te prego, tu sei un paleontologo, sei uno dei paleontologi, sì, uno dei paleontologi più famosi che siano mai esistiti, mi vai a cadere su ste cose. Ma non è vero, lo Spinosaurus era molto più grande del Giganotosaurus, senza contare che il Giganotosaurus non arrivava al Tyrannosaurus, il Tyrannosaurus era più grande del Giganotosaurus. Quindi, che cosa mi stai dicendo? Ma pure tu, Owen! Che mi scambi il Giganotosaurus con l'Allosaurus. Cioè, tu vedi il Giganotosaurus e dici un Allosaurus. Ma che cosa dici? Tu sei cresciuto in mezzo ai dinosauri, non riesci a riconoscere un Allosaurus, non riesci a distinguerlo da un Giganotosaurus. Ma stiamo scherzando? Ma vedete perché? Cioè, torniamo sempre sullo stesso discorso. Jurassic World 3 è brutto,
È un brutto film, fatto male, pieno di buchi di trama, pieno di schifezze, di cavolate. No! Vabbè, Vastatore, però comunque il Giganotosaurus di Jurassic World poteva essere diverso dal Giganotosaurus preistorico, perché magari era geneticamente modificato e avevano fatto degli esperimenti in laboratorio e quindi è per questo che era così diverso dall'originale. No, Arex, no, non prendiamoci per i fondelli, perché nell'introduzione di Jurassic World il dominio, che purtroppo si vede soltanto nella versione estesa, nel Blu-ray in versione estesa, al cinema questa scena non c'era. Nell'introduzione, nel prologo, assistiamo ad una scena ambientata nella preistoria, esattamente nel Cretaceo. E assistiamo allo scontro tra un tirannosauro e un giganotosaurus. I due si scontrano, cosa che comunque è strana, perché i due non si potevano scontrare per una serie di motivi, sia geografici che temporali, però lasciamo perdere questo dettaglio. Comunque, il giganotosaurus che vediamo nel prologo è tale e quale al giganotosaurus che vediamo poi ai giorni nostri, quando insomma al giganotosaurus del parco, ecco. Quindi non possono nemmeno utilizzare la scusa del geneticamente modificato, quindi è diverso per questo, perché hanno fatto gli esperimenti. No, l'hanno rappresentato così per una questione puramente commerciale, perché così i giocattoli vendevano di più, perché erano più fighi, perché c'aveva la cresta sul dorso il Giganotosaurus, la cresta sul dorso, ma che cavolo dite? Vabbè, non fa niente! Ormai lo sappiamo, abbiamo accettato il fatto che Jurassic World 3 sia un film brutto, va bene, ok, film brutto rimane, non... cioè... Io piango, ragazzi, ma perché hanno fatto questa cosa? Cioè, Jurassic World 3 doveva essere il capitolo finale, che poi il capitolo finale non sarà, in realtà, doveva essere il capitolo finale, ma adesso in lavorazione un nuovo film su Jurassic World, sorpresona! Dalla parte è meglio, perché comunque, come finale, quello di Jurassic World è terribile. Io non posso accettare quello come finale di una saga così importante. Quindi bene che stiano facendo un altro film, in realtà va bene, ma se dovete farlo come avete fatto Jurassic World 3, ragazzi, non lo fate. Non lo fate! Perché Jurassic World 3 è un insulto per tutti gli appassionati di dinosauri. Quelli non sono dinosauri, sono animali animali lucertolosi fatti male. Fatti molto male. Non fatti male dal punto di vista tecnico, ragazzi, non mi fraintendete. Dal punto di vista tecnico, i dinosauri sono fatti molto bene. Il Giganotosaurus è fatto davvero bene. Il Monos Intrepidus, meraviglioso, quando compare, scende la lacrimuzza, la lacrimuccia, è nostalgico, è bello, è fatto bene anche il Monos Intrepidus. È fatto bene il Dreadnoughtus, è fatto bene... sono fatti bene... tutti i dinosauri, il Terizinosaurus, anche se l'hanno fatto un po' troppo aggressivo, però comunque a livello di messa in scena, cioè a livello di effetti speciali, il film è bello, ma non è scientificamente accurato. Forse il dinosauro scientificamente accurato, dinosauro che poi non è un dinosauro, scientificamente accurato, che ho visto quel film, è il Quetzalcoatlus, che è appunto questo rettile volante che attacca l'aereo a un certo punto, e quello è fatto molto 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 bene, però non so perché abbiano realizzato, no, in realtà lo so perché hanno realizzato così il Giganotosaurus, semplicemente dando la priorità sempre a rendere figo il dinosauro, ma poi era tanto figo il Giganotosaurus come era nella preistoria, perché dovete cambiarlo? Perché dovete renderlo più grosso, più mostruoso, con queste placche enormi, con cioè tutto sembra un Godzilla in miniatura praticamente, questi spuntoni sul dorso, queste sopracciglia pronunciate, cioè, ma perché renderlo così aggressivo?
Era già pericoloso così di suo, non c'era bisogno di renderlo più grosso, di renderlo più grosso di un tirannosauro. Perché renderlo più grosso di un tirannosauro? Non va bene, cioè. Fate le cose bene, cioè ormai abbiamo talmente tante informazioni sui dinosauri che non potete più permettervi di fare il cavolo che vi pare.